Marinella Bruno è la co-direttrice del Museo di Palazzo Tagliaferro di Andorra, un museo che si presta anche alle esposizioni, a ricevere opere d'arte e anzi diventa persino affascinante passare fra le teche dei reperti della mineralogia contenuti nel museo e trovare le opere, in questo caso quali opere? Una mostra di Carla Iacono, che è una fotografa che espone le sue opere proprio nel Museo Mineralogico d'Abroi, che è il secondo in Europa, tra l'altro, per numero di pezzi e qualità, di Andorra, e affascinata proprio da questa fusione delle sue opere proprio con la mineralogia, perché sono una serie di collage, una serie di installazioni che sono dedicate alla moglie di Charles Darwin. La mostra si chiama Le spose di Darwin e praticamente lei ha esaltato il personaggio della moglie di Darwin, Emma, che ha sempre seguito e amato comunque il marito nonostante il suo credo e nonostante le diversità del loro pensiero, del lavoro che svolgeva proprio Darwin. E tutto questo proprio anche a dimostrare come a volte le diversità si attraggono e si compensano. E anche come sia importante per un grande uomo avere vicino una donna che sia in grado di sostenerlo e magari nonostante tutto. Nonostante ecco. Tutto, assolutamente. Questa mostra andrà avanti fino al 26 di febbraio, sarà visibile. Siamo aperti dal giovedì alla domenica dalle ore 15 alle 19. E quindi credo sarà un motivo in più per visitare il museo, perché si potrà fare un giro per ammirare i minerali e un altro per la mostra L'Esposa di Darwin. La mostra che è una delle tante mostre che noi organizziamo in questo splendido spazio.